passava. Un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna a portare la croce. Lo fermarono. Un uomo, da dove vieni? Vengo dalla campagna. E come ti chiami? Simone. E di dove sei? Di Cirene. E dove vai? Ritorno a casa, dove mi aspettano i miei figli. I figli? E quanti figli hai? Ne ho due. E come si chiama? Uno si chiama Alessandro e un altro Rufo. E dove sono? Ve l'ho detto, sono a casa e mi aspettano. Vorresti portare la croce fino al Calvario al posto di costui? No, non sarà mai. Ma la morte è sempre la tua sorte! La porterò, però non per paura di voi, ma per lui. Vedo che egli è buono, è innocente e merita di essere aiutato. Ci portiamo alla frazione Canto. Thank you.
We'll be right back.
1983 anni o solo, in un giorno come questo che poi è stato chiamato Venere Santo, e ne fu il dramma e il delitto più grande che mai sia stato compiuto sulla terra. Il Figlio di Dio, Gesù, fatto siccome per la nostra salvezza, veniva giudicato e condannato a morte. Infatti, tradito da Giuda, che era il suo posto, veniva consegnato nelle mani dei suoi nemici. Lo portarono davanti a Pilato affinché lo condannasse a morte. Pilato, debole e vile, lo condannò a morte di croce sul Monte Calvario. Gesù accoglie con amore la croce, che fu il suo strumento e il suo martirio. Questa croce pesante è in sé il peso di tutte le colpe di tutti noi. Ma Gesù la porta con gioia, perché sa che lo strumento è la nostra salvezza, della salvezza di tutti gli uomini. E i nemici, ignari di questi benefici effetti, si aggredivano sempre di più contro di lui. Con i loro modi brutali gli rinnovavano tutti i dolori che aveva sofferto per la condizione e l'incoronazione di sì. Ma più ancora erano i dubbi e gli insulti che affliggevano Gesù. Credeva beneficiato tanto quel popolo e che ora lo seguiva piano e contento, vedendo il suo posto a tale dolore. Ma ecco, un fatto nuovo viene da suo piano, anzi a mortificare il dolore di Gesù, la presenza della tua madre santissima. Ella, saputo della condanna a morte del suo figlio, lascia tutto. Che si divide tra alcune donne, corre la croce di tutto il suo vita. La fede non si può avvicinare, avete voluto abbracciare il suo figlio, avete voluto sciogliere il corpo pieno di sudore e di sangue, avete voluto aiutarlo a portare la croce, ma non può. Gli occhi suoi si incontrano con gli occhi del suo figlio, ma nessuna parola, nessun grido esce dalle loro labbra. Sono lì, Gesù e la sua mamma si guardano. Sono tutti i dolori del figlio che si riversano con il loro peso di angoscia e di strazio nel cuore della madre. Sono i battimenti del corpo e le pene dello spirito. La presenza della mamma aggrava ancora di più le pene del figlio, che non resiste a tanto dolore e cade una terza volta per terra sotto l'enorme peso della croce. Alzati, re! In preghiera e d'accoglimento il corteo trasferisce alla punta della mano, dove si terrà la crocifissione. Vi preghiamo di fermarvi all'altezza del gesto santo.
ladroni che erano stati crocifissi con lui. Infatti, uno dei due ladroni si unì anch'egli per insultare il Signore. Gesù non rispose a questi insulti, ma gli rispose severamente il suo compagno, che si andava pentendo delle sue colpe. A costui Gesù promise il paradiso. Se sei il figlio di Dio, perché non ci salvi? Se sei il figlio di Dio, perché non ci salvi? Se tu sei il Cristo, salva te stesso e salva anche noi. Se tu sei il Cristo, salva te stesso e salva anche loro con te. Se tu veramente salvavi gli altri, salva anche noi che siamo in croce con te. Sì, se tu veramente salvavi gli altri, salva anche loro che sono in croce con te. E tu non hai paura di Dio. Tu sei condannato alla sua pena. Noi, giustamente, che riceviamo il giusto per le nostre azioni, ma lui non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. E poi tace, non parlerà più agli uomini, non ha più nulla da dire, non ha più nulla da dare. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udito questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito dopo uno dei due ladroni corse a prendere una spugna e, imbevutola di aceto, la fissò su di una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene lì a salvarlo. E Gesù, emesso un altro grido, chinato il capo, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due da cima in fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi risuscitarono. Il centurione e quelli che erano con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto. Visto quello che succedeva, furono presi dal timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Gesù è morto e non parla più, ma nel crocifisso tutto è parlante, palpitante, invitante. Le braccia aperte, i piedi trafitti, il cuore squarciato, la bocca semiaperta, il capo reclinato. Tutto parla e da tutte le membra del Salvatore parte una sola richiesta: amore, amore, amore.